Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata che sono convinto è una delle più attese del calendario di questa festa. Prego, momento da festa. Presidente che si leva la cravatta, direi, così almeno discutiamo con più tranquillità questa. Dicevamo prima, quindi un ringraziamento al Partito Democratico di Torino, a tutti coloro che hanno organizzato questa festa, che stanno lavorando per renderla possibile. Un ringraziamento a voi e soprattutto un ringraziamento a Massimo D'Alema per la sua presenza qua. Ci fa molto piacere averlo qua con noi questa sera. Tocca a me purtroppo comunicare l'assenza del professor De Aglio, che per un altro impegno non ha potuto essere presente questa sera. Tenterò soprattutto per quel che mi riguarda in qualche modo di rendere questa serata piacevole e interessante. Il tema, come sapete, è un tema che richiederebbe credo un paio di settimane forse per poterlo sviscerare come si deve, ma tenteremo di mantenere in tempi più stringati ovviamente la discussione. Le democrazie europee di fronte a questa crisi che stiamo vivendo. Io partirei provando a fare un piccolo passo indietro intanto, cioè come siamo arrivati a questa crisi e come si sono comportate le democrazie europee negli anni scorsi. Dopo, come dire, lungo percorso di costruzione europea, gli ultimi mezzi passi falsi legati alla mancata adozione della Convenzione, che sappiamo è stata bocciata da alcuni paesi, e poi dopo il Trattato di Lisbona in qualche modo uno stop l'abbiamo vissuto. Adesso si tratta invece di ritornare a guardare a Bruxelles, guardare come l'Europa può tornare ad avere un ruolo e come anche noi, come l'Italia, può tornare ad avere il ruolo che le compete all'interno dello scacchiere europeo. Questo mi sembra sia il contesto e il percorso che ci ha portati fin qua. Io partirei con questa primissima suggestione lasciando subito la parola a Massimo D'Alema. Prego. Grazie, buonasera, grazie e mi fa molto piacere di tornare ad avere l'opportunità di essere qui in questa festa che ha una grande tradizione e, come si può vedere, vede una partecipazione così significativa di cittadini, di amici, di compagni che saluto con grande amicizia. E voglio anche dire che mi dispiace che il professor Mario De Aglio non abbia potuto essere qui, anche perché è uno studioso che io stimo, che apprezzo, non soltanto per la qualità delle sue riflessioni, ma anche per l'impegno civile, per la passione che egli ha ai problemi del nostro paese. E cercherò di dire la mia su un tema. Siamo cresciuti con delle macchinette semplicissime. No, dicevo, è un tema di grandissimo impegno ed è la grande sfida con cui si misura l'opinione pubblica europea. Cioè, l'Europa è stato un grande successo. L'Unione Europea, la pace in Europa. A me è capitato tante volte, girando il mondo, di raccogliere le parole di apprezzamento e di invidia, quasi, di chi diceva: ma voi europei siete riusciti a costruire un'unione politica laddove erano scoppiate due guerre mondiali. Una volta il cancelliere Kohl mi invitò alla cancelleria del Bundestag nel 97, c'era il governo Prodi, però lui mi invitò perché disse: io sono un uomo di partito, siccome il maggior partito che sostiene il governo è il vostro, io ero il segretario del PDS, io voglio capire cosa pensa il vostro partito. Fu un gesto importante, anche perché io con la mia storia e Kohl era indubbiamente, apparteneva ad un'altra tradizione politica. E a un certo punto di questa conversazione, che fu molto, Kohl un personaggio affascinante, mi disse: io sono in difficoltà con l'opinione pubblica tedesca, perché
l'opinione pubblica tedesca è riluttante di fronte alle prospettive di abbandonare il marco per dare vita all'euro. E io rispondo con un argomento politico. Dice, perché i tedeschi devono capire il valore di una conquista storica che io cerco di spiegare attraverso la storia della mia famiglia. E lui mi disse, mio zio morì sulla Marna durante la Prima Guerra Mondiale. Il mio fratello maggiore, che si chiamava anche lui Walter come lo zio, morì al fronte francese durante la Seconda Guerra Mondiale. E ora quella frontiera dove sono scoppiate due guerre mondiali la si attraversa senza passaporto. E dice, questa è l'Europa. E badate, se voi pensate che questo cambiamento è avvenuto nel corso di una generazione sostanzialmente, noi ci rendiamo conto che con tutti i suoi difetti l'unione tra gli europei è un patrimonio straordinario che ha garantito per lunghi anni la pace e il progresso economico nel nostro continente, il benessere, la creazione di un'area economica che è stata a lungo la più prospera del mondo. Non lasciamoci ingannare del modello americano, l'America è un grandissimo paese, ma il livello medio della qualità della vita degli europei è superiore. La durata media della vita in Europa è nettamente superiore a quella degli Stati Uniti d'America. La qualità dell'assistenza sanitaria è superiore. Quindi io parto così per parlare della crisi europea, perché per quanto oggi l'Europa attraversi una crisi, noi non dobbiamo disperdere il valore di questa grande conquista. Certo, oggi l'Europa sembra essere diventata il problema, non più un modello di integrazione politica, di sviluppo economico, di benessere, ma il problema, persino direi la palla al piede di una possibile ripresa economica internazionale. Cos'è che non ha funzionato? Vedete, io credo che di fronte alla sfida della globalizzazione, quello che non ha funzionato, soprattutto nel corso degli ultimi 10 anni, è stata l'inadeguatezza della risposta politica, la mancanza della politica. In fondo, parliamoci chiaro, la mancanza della politica è anche il frutto di una potentissima offensiva culturale. Per quanto tempo abbiamo sentito dire che non c'era bisogno della politica, che la politica doveva fare un passo indietro, che bastava lasciar fare l'economia, i mercati, perché questo avrebbe risolto tutti i problemi dell'umanità. E sotto l'incalzare di questa visione la politica è arretrata. E direi che in Europa è cresciuto un potere tecnocratico. Ora noi apprezziamo molto, magari ne parleremo, le scelte coraggiose che ha fatto Mario Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, però il fatto che la principale risposta politica alla crisi europea venga da un banchiere è anche il segno di una crisi della politica. E la crisi della democrazia europea, a mio giudizio, ha due facce. Una è la tecnocrazia di Bruxelles, che comanda, che prende le decisioni, e l'altra faccia è il populismo, e cioè quando la politica è svuotata del potere di decidere, perché il potere di decidere è affidato alle grandi banche, quando si dice i mercati, ma chi sono i mercati? Quante sono le persone che decidono la mattina se bisogna comprare i bot o i titoli spagnoli o se bisogna venderli? Badate che quelli che governano questi flussi saranno 10-12 persone, che hanno un potere immenso e la cui logica è puramente quella della speculazione finanziaria e che non sono sottoposti a nessun controllo.
un potere che è superiore al potere degli stati, superiore al potere, cioè è cresciuto in questo mondo globale, mentre la politica arretrava, un enorme potere della finanza che domina il mondo. E l'Europa ha pagato forse il prezzo più alto a questo spostamento del potere, dalle élite politiche disprezzate, inutili, alle élite economico-finanziarie, che sono mosse soltanto dalla logica della massima rendita finanziaria e che hanno finito in questa logica persino per soffocare l'economia reale, perché alla fine la rendita finanziaria non ha bisogno dell'industria. Le industrie ci sono in Cina, in India, e la ricchezza finanziaria trae ricchezza dal lavoro dei cinesi, degli indiani. Ora, io credo che questa poi è stata la ragione di fondo della crisi. Non è vero che la crisi è scoppiata perché si spendeva troppo per la sanità o per gli asili nido. La crisi è scoppiata per... Questo è falso. Non è vero che... Sì, è vero che naturalmente c'è il problema del debito pubblico, ma il debito pubblico è esploso nel momento in cui gli stati hanno dovuto farsi carico della crisi finanziaria e hanno dovuto intervenire per ripianare i deficit delle grandi banche. Quello è stato il debito non è la ragione della crisi, né un effetto. La crisi è esplosa perché questa crescita priva di regole, priva di una guida politica, ha prodotto speculazioni, ha prodotto profonde diseguaglianze sociali. Le diseguaglianze sociali sono uno dei portati più drammatici della globalizzazione. Perché chi ha potuto arricchirsi della ricchezza finanziaria è diventato ricchissimo. Nel corso degli ultimi 15 anni la distanza tra quello che guadagna un manager di una grande società finanziaria e quello che guadagna un lavoratore medio è cresciuta di 50 volte. Ma chi vive del proprio lavoro si è impoverito, perché il lavoro esposto alla concorrenza del lavoro a basso costo dei paesi emergenti ha visto via via ridursi la sua forza contrattuale. Quindi l'economia reale si è impoverita, il lavoro e le imprese hanno pagato un prezzo, la finanza si è arricchita, la società è diventata più ingiusta. E nel momento in cui le famiglie si sono impoverite, si sono ridotti i consumi. E questo ha avuto un impatto sulla crescita economica. Ora, da questa situazione, a mio giudizio, si esce solo con una profonda svolta politica. Il che significa, diciamo, la risposta del populismo è una risposta illusoria. Di fronte a questa realtà sorge in diversi paesi europei, sorgono fenomeni di populismo di destra, di sinistra, di quelli che dicono basta con l'Europa, basta con la politica, basta con i parlamenti, basta con i partiti, ma tutto questo non è che conduce a dare una risposta alla crisi. Quando qualcuno in Italia dice bene, usciamo dall'euro, così, cioè sono ipotesi totalmente catastrofiche. Quella non è la risposta. Si può capire che la crisi possa generare spinte di questo tipo, ma bisogna sapere che lungo quella strada ci sarebbe un arretramento rovinoso. Però è anche vero che la scelta non può essere tra l'Europa così com'è e il rifiuto dell'Europa. La scelta sta nella capacità politica di cambiare profondamente i caratteri dell'integrazione europea, facendo tre cose, con questo concludo, diciamo. Innanzitutto cambiando i contenuti delle politiche europee. Bisogna, lo diceva anche ieri Bersani,
rompere quella spirale austerità-recessione che sta affondando l'Europa. Il che significa affrontare con spirito solidale il problema del debito. Pensate che le misure di Draghi, in fondo Draghi che cosa ha fatto? Ha annunciato che la BCE è pronta a comprare titoli pubblici dei paesi che sono sotto attacco sul mercato secondario. Questo solo annuncio di Draghi, che ovviamente ha scoraggiato la speculazione, ha avuto come effetto il fatto che il nostro paese ha risparmiato per i prossimi 5 anni 35 miliardi di euro di interessi passivi. Pensate un momentino che cosa significa la politica. Cioè, se l'Europa fosse unita nell'affrontare la speculazione finanziaria, se si decidesse per esempio di convertire il debito sovrano dei singoli paesi in un debito europeo, di cui naturalmente ognuno pagherebbe la sua parte, ma di cui l'Europa sarebbe garante, basterebbe questa decisione per dimezzare i tassi di interesse. Il che significa che la speculazione finanziaria guadagnerebbe di meno e che ogni singolo paese avrebbe più risorse per investirlo, per lo sviluppo, per il lavoro, per la crescita, per l'istruzione. Allora, l'Europa sopravvive, oggi si ha il coraggio di fare questo salto di qualità in avanti. Primo punto, solidarietà vera di fronte al debito e alla speculazione finanziaria. Secondo punto, non c'è crescita senza un'azione pubblica. L'idea che basta lasciar fare al mercato è un'idea che si è rivelata illusoria. Certo, ci vuole il mercato, ci vuole la competizione, bisogna combattere le posizioni di monopolio, bisogna liberalizzare, noi in Italia lo abbiamo fatto più di Berlusconi. Ma senza un'azione pubblica che sostenga grandi investimenti nelle infrastrutture, nell'innovazione, nella ricerca, nell'istruzione, non c'è ripresa economica. E allora occorre un grande programma europeo di investimenti. Noi, quando dico noi, dico noi i progressisti europei, abbiamo proposto di finanziarlo con una tassazione europea sulle transazioni finanziarie. Una tassa molto piccola sulle transazioni finanziarie consentirebbe di avere le risorse per un grande programma europeo di investimenti. Occorre consentire agli stati nazionali di sviluppare propri programmi di investimenti e di sostegno alla crescita. E lo si deve fare, a mio giudizio, attraverso, non voglio dire una rinegoziazione, ma certamente una nuova interpretazione del patto fiscale, che consenta di considerare gli investimenti non alla stregua della spesa pubblica. Gli investimenti non sono spesa pubblica, sono investimenti. E non possono essere considerati ai fini del calcolo del rapporto debito-PIL come se si trattasse di spesa pubblica. In fondo non ce l'ha mica ordinato il dottore, è una decisione politica. Ed è una decisione politica che a mio giudizio i progressisti debbono, quando ne avranno la forza, oggi i progressisti non sono la maggioranza in Europa, però devono avere chiaro questo obiettivo. Infine, io credo che abbiamo bisogno di un'Europa politica più forte. Le grandi decisioni politiche devono essere prese da quelli che sono eletti dal popolo. E se il luogo delle decisioni politiche più importanti è a Bruxelles deve comandare qualcuno che risponde ai cittadini europei, non soltanto ai mercati. Attraverso un ritorno, altro che l'abolizione, il passo indietro, un ritorno della politica, che torni a prendersi le sue responsabilità. E quindi c'è bisogno di uno schieramento progressista. Allora si dice
che in Europa oramai la vera discriminante non è tra destra e sinistra, ma è tra europeismo e populismo. E questo in parte è vero, in una certa misura è vero. In Grecia si è formato un governo dei partiti europeisti contro i partiti anti-europeisti. Però badate, io credo che nella politica europea ci siano due grandi discriminanti. Una è progressisti, una è europeisti e anti-europeisti, l'altra è progressisti conservatori. Perché se noi pensiamo di difendere l'Europa così com'è, alla fine vinceranno quelli che sono contro l'Europa. E l'unico modo di difenderla è cambiarla, nella direzione che io ho detto. E quindi noi abbiamo bisogno, certo, dell'Europa, perché senza non c'è futuro, ma di un'Europa governata da forze progressiste che rimettano al centro il lavoro, la giustizia sociale, la riduzione delle diseguaglianze, la difesa dell'ambiente e non soltanto la stabilità monetaria. L'Europa non può essere uno spazio di vincoli, di obblighi, di costrizioni e di punizioni. Perché se l'Europa è questo, sarà sempre meno accettata dai cittadini europei. Quindi io credo che questa è la sfida di fronte alla quale noi ci troviamo. Noi, l'Italia, diciamo, si è trovata in una situazione umiliante, perché in realtà con il governo Berlusconi noi non eravamo neppure ammessi a prendere la parola, quindi il problema non era di che cosa dovevamo fare, non dovevamo fare. Eravamo, diciamo, Oggi noi siamo usciti da questa condizione e grazie a Monti l'Italia ha ripreso ad essere un paese rispettato, considerato, che ha voce in capitolo, che ha credibilità. È un passo in avanti molto importante. E nessuno può pensare di tornare indietro rispetto alla serietà, al rigore e alla scelta europeista di Monti. Però secondo me ci vuole qualcosa di più. Ci vuole l'europeismo, ci vuole il rigore, ma ci vogliono anche i valori progressisti del centro-sinistra. E questo è il lavoro nostro. L'agenda sarà impegnativa nei prossimi anni, lo sarà l'anno prossimo e lo sarà poi nel 2014 quando ci sarà l'elezione del nuovo Parlamento europeo. Io sono convinto che il tema del rapporto tra politica e economia, il ruolo che l'economia ha avuto la capacità di avere in questi ultimi anni e direi soprattutto della finanza piuttosto che dell'economia, perché come dire, giustamente c'è stata una eccessiva attenzione alla finanza e una scarsa attenzione all'economia reale, perché altrimenti non saremmo arrivati al punto in cui siamo oggi. C'è bisogno di questa nuova agenda che io direi anche riporti più vicino i cittadini all'Europa, perché altrimenti veramente il messaggio e l'immagine che l'Europa dà in questo momento rischia, come giustamente hai detto tu prima, di venire vissuta in modo negativo e come una limitazione al miglioramento della vita dei cittadini. In fondo il sogno europeo è stato soprattutto questo: sviluppo, più diritti, pace in un continente che è stato per lungo tempo devastato e dilaniato dalle guerre. Adesso mi pare che il campo del progressismo, dei riformisti europei, abbia anche superato una fase in cui una certa fascinazione da parte di ondate liberiste l'abbia vissuto. Mi sembra che ci siano le basi per costruirla veramente una nuova agenda. Hai indicato alcuni passaggi fondamentali. Oltre a tutto questo, riusciremo a far pagare anche alla finanza un po' dei danni che ha costruito fino ad oggi e ridare quindi alle persone quello che gli è stato in qualche modo tolto? Questo non è facile, la finanza è potente, il potere non ammette vuoti e uno dei grandi fenomeni, oggi c'è una bellissima intervista di Bauman che è stata pubblicata dal Messaggero, in cui lui dice, insomma, qual è la ragione vera della crisi della politica? Cioè non è che la politica conta troppo, la politica è entrata in crisi perché non conta niente. Cioè è la separazione della politica dal potere che ha fatto della politica un orpello inutile. È chiaro che quando
le istituzioni non contano più nulla, la gente si comincia a domandare anche perché dobbiamo mantenerli, diciamo, se non sono in grado di fare nulla. È una domanda legittima, diciamo. Ecco. È questo svuotamento del potere politico, e il potere si è trasferito verso i grandi gruppi finanziari, i quali hanno una forza di condizionamento dei processi politici, perché sono discorsi che richiederebbero forse, diciamo, che fossimo in un convegno, non voglio fare un convegno, ma la personalizzazione della politica, il fatto che la politica, riducendosi la forza delle organizzazioni collettive, dipende sempre più dai media. E i media da chi dipendono? Di chi sono? Sono di proprietà dei grandi gruppi economici e finanziari. Quando per vincere le elezioni presidenziali negli Stati Uniti ci vogliono miliardi di dollari, e dove si trovano miliardi di dollari? Allora, i costi della politica, il peso pervasivo dei mezzi di informazione, i mezzi di informazione, con tutto il rispetto, diciamo, i mezzi di informazione esprimono un punto di vista, che è quello dei proprietari dei mezzi di informazione, insomma non è che c'è bisogno proprio di essere di grandi studiosi per capire che, diciamo, come, è molto difficile, diciamo. E quindi, insomma, la politica è assediata da poteri che sono più forti di lei e che la condizionano, e che determinano le leadership, determinano l'andamento delle campagne elettorali, diciamo, tendono a selezionare il ceto politico sulla base della disponibilità del ceto politico poi ad adeguarsi agli interessi dominanti. E questo processo di perdita d'autonomia della politica è stato un processo che è venuto avanti drammaticamente negli ultimi 20 anni. Ecco perché io credo che il vero problema è che i cittadini tornino ad essere protagonisti. Mi permetto di dire, anche per questo io ritengo che, con tutte le innovazioni necessarie, ma i partiti sono strumenti irrinunciabili, perché se non c'è una forma di partecipazione collettiva, organizzata, allora veramente la selezione della classe dirigente è affidata soltanto, diciamo, ai processi sociali. Ma nella cosiddetta società civile, ogni qualvolta si dice ecco, è il momento di passare la mano alla società civile, no? Che è un'espressione bellissima, molto seducente, ma quando arriva questa società civile, ci avete fatto caso, c'è mai un operaio? No. La società civile sono banchieri, sono industriali, ma non c'è mai un operaio, perché? Ma è naturale che sia così, perché la società senza la politica fa emergere come classe dirigente il ceto economico più forte. E qual è la classe dirigente? Quando in Italia sono entrati in crisi i grandi partiti ed è venuto avanti un uomo nuovo, era un grande imprenditore e proprietario di mezzi di informazione, perché era l'unico in grado effettivamente, tolti di mezzo i partiti, di rivolgersi all'opinione pubblica. C'è poco da fare, i partiti non sono un'invenzione del demonio, sono stati costruiti dalla parte più debole della società, cioè da parte di quei cittadini che o si organizzano oppure non possono, oppure se non si organizzano è chiaro che comandano quelli che hanno i soldi, che hanno i mezzi di informazione, ma chi deve comandare? Allora, se noi non ricostruiamo anche le forme della partecipazione dei cittadini, allora difficilmente questo grande fenomeno, che è stato descritto da molti studiosi, persino uno studioso, un uomo di destra come Fisichella, che però è un democratico, ha scritto un bellissimo libro con un titolo, diciamo, sul potere del denaro, diciamo, ecco, la plutocrazia, è un titolo un po' arcaico, lui è un uomo un po' arcaico, ma che è uno straordinario saggio, uscito 2 o 3 anni fa, che descrive questo progressivo ritorno nelle democrazie occidentali del potere del denaro, come
È un passo in avanti tutto questo? No, è un passo indietro. Io lo dico perché sì, naturalmente noi tutti sentiamo le debolezze della politica, possiamo sentire il fascino, diciamo, ma dobbiamo cercare di capire poi che cosa c'è dietro, no? Cioè che cosa determina questo spostamento di potere in termini reali. La politica si è indebolita, senza dubbio. Uno dei principali effetti dell'indebolirsi della politica è che si è indebolito il mondo del lavoro. Vedete, paradossalmente questi due processi sono andati di pari passo. Man mano che la politica perdeva peso e credibilità, i lavoratori hanno perduto salari e diritti. In proporzione esatta. È impressionante, e questo ci deve far riflettere sul fatto che quando il potere si sposta dalla politica all'economia, si sposta anche dai cittadini più deboli a quelli più forti. E se noi vogliamo rovesciare questa tendenza, oggi l'Europa è di fronte ad una... c'è un ritorno della sinistra, parliamoci chiaro, perché la destra ha fallito. Perché hanno promesso che lasciando fare al mercato saremmo diventati tutti ricchi, invece sono diventati ricchi solo loro, e quindi la gente si è resa anche conto che non era vero. C'è un bisogno di cambiamento e questo apre una possibilità nuova. E io credo che noi dobbiamo, insomma, anche il nostro candidarci a governare il nostro paese sta in questo quadro. Cioè, quando dico, mi riferisco ad un nuovo centrosinistra. Non tornerà, diciamo, il modello socialdemocratico. Quello che viene avanti in Europa è un centrosinistra nuovo, plurale, in cui ci sono componenti liberali, di ispirazione religiosa, ambientaliste, però è una nuova stagione progressista. E noi siamo parte di tutto questo, noi non siamo, diciamo, una cosa separata, diciamo. È la nostra forza. Vedete, dico sempre, noi siamo certamente lieti che ci sia Monti, e Monti ha fatto sentire la voce dell'Italia, ma quando Monti ha potuto nell'ultimo Consiglio europeo mettere il veto, che è una cosa difficile, quando 27 sono d'accordo che uno dica no, io chiedo che si approvi il meccanismo anti-spread, se no non ci si alza da qui. Ha potuto prendere una posizione così ferma. Perché? Ve lo dico io perché. Perché sapeva che il presidente della Repubblica francese avrebbe detto sono d'accordo con Monti. Altrimenti non lo poteva fare. E questo è avvenuto perché in Francia la sinistra aveva vinto le elezioni. Cioè all'origine, con tutto il rispetto per i tecnici, è la politica che ha cambiato lo scenario europeo. Un paio di questioni assieme. La prima è questa. Ieri con una battuta efficace il segretario Bersani, riferendosi alle prossime elezioni, ha detto a meno che Standard & Poor's e Moody's non le aboliscano sostituendole con una consultazione tra banchieri, l'anno prossimo arriveremo al voto. Torniamo al rapporto in qualche modo tra politica e finanza. Le grandi agenzie di rating hanno ancora un fortissimo peso, una forte influenza. Io tralascerei in questo momento l'affidabilità di alcuni giudizi di queste agenzie di rating che in passato ci hanno, come dire, stupito con alcuni pareri che poi si sono rivelati totalmente infondati. Però un po' di movimento attorno a questo tema c'è. La Cina ha costruito una sua agenzia di rating, poi sull'affidabilità dei dati cinesi lasciamo anche lì perdere, però intanto ha costruito un nuovo soggetto. Autorevoli esponenti dell'SPD tedesca hanno rilanciato l'ipotesi che anche l'Europa si doti di una sua agenzia autonoma e che non siano quindi soltanto i tre grossi soggetti che conosciamo a dare il punteggio alla situazione dei bilanci pubblici e della finanza mondiale dei vari paesi. È anche questo un piccolo strumento per
rinnovare il rapporto tra finanza e politica, l'avere più soggetti e, come dire, di natura geografica anche diversa può aiutare. Seconda questione, riprendo alcuni tuoi passaggi di prima. Le presidenziali americane saranno molto molto combattute. Nonostante la destra in qualche modo abbia fallito in grandi parti del paese, la ricetta che Mitt Romney e Paul Ryan con lui stanno vendendo agli americani è nuovamente quella: lasciate fare a noi, lasciate fare al mercato, tagliamo le tasse, arricchiamo i ricchi e vedrete che in qualche modo con l'effetto di sgocciolamento qualcosa arriverà anche ai più poveri. Che effetto potrebbe avere un ribaltamento del fronte statunitense sull'Europa e su questo tentativo di avanzata del campo progressista in Europa e quindi di una nuova stagione politica progressista qui da noi? Sì, innanzitutto io sono molto d'accordo con l'idea di creare un'agenzia di rating pubblica europea. Le agenzie di rating operano chiaramente in conflitto di interesse, perché con i loro giudizi determinano l'andamento dei tassi di interesse sui titoli e sono possedute da quei gruppi finanziari che posseggono i titoli. Onestamente credo che questo fatto colpisca al cuore la credibilità di questi organismi. Penso che noi abbiamo diritto di creare un'agenzia neutrale, seria, affidabile, soprattutto per quanto attiene al giudizio sui titoli pubblici. Ricordo che le agenzie di rating non ci misero sull'avviso quando fallì Lehman Brothers, anche perché Lehman Brothers faceva parte della proprietà delle agenzie di rating, diciamo. Sono molto severe con l'Italia, ma con se stessi sono di manica larga, diciamo. Ecco. Quindi parliamoci chiaro. Io penso che bisogna riprendere le misure al mondo della finanza. Non è più possibile, come dire, una fiducia critica verso un mondo che è assolutamente permeato di conflitti di interesse, che ha avuto rendite intollerabili. Basta pensare al sistema delle stock option, dei guadagni dei manager finanziari. Io arrivo a capire che un industriale che inventa una cosa nuova guadagna un sacco di soldi creando lavoro e ricchezza, ma uno che guadagna un sacco di soldi speculando sul gioco dei titoli e danneggiando il proprio paese non lo capisco, non lo sopporto, e penso che contro questi fenomeni i sistemi democratici si devono dotare di mezzi di controllo, devono porre dei limiti. Questo è un problema gigantesco, diciamo. È un problema della democrazia, non è soltanto oramai un problema economico. E naturalmente, è chiaro, per venire alla seconda domanda, le elezioni americane saranno un passaggio assolutamente cruciale. Se dovesse tornare la destra in America, questo sarebbe un danno molto grave. Paradossalmente in questo momento il più grande handicap di Obama è l'Europa, nel senso che siccome la minaccia vera per Obama deriva dalle difficoltà dell'economia e siccome il mancato impegno europeo per la crescita economica è una delle ragioni che stanno rallentando anche la ripresa americana, direi che c'è più che mai, diciamo, un rapporto fra progressisti europei e progressisti americani. Siamo interessati gli uni e gli altri a rilanciare una politica per la crescita, a uscire dalla logica autodistruttiva di un'austerità. Una cosa è il rigore dei conti pubblici, il rigore dei conti pubblici non ce lo deve insegnare nessuno. Io poi dirò qualcosa su questo, perché io trovo abbastanza intollerabile questa immagine che è stata creata secondo cui i politici hanno portato l'Italia alla rovina, i tecnici la stanno risanando. Quando noi abbiamo lasciato il governo, non nel 1800, nel 2008, il debito pubblico italiano era il 103,6% del PIL e lo spread era 32 punti. Poi Berlusconi ci ha portato al 121% e a 500 punti. Berlusconi, i politici.
Io con molta stima verso Mario Monti, conosco da tanti anni, un rapporto amichevole, e penso, gli ho detto scherzando quando ha cominciato, ho detto tu non riuscirai a fare bene con me, perché noi siamo più bravi, però ti metterai sulla strada, perché noi abbiamo fatto meglio di loro. Dal punto di vista del governo della finanza pubblica, con Ciampi e con Padoa-Schioppa, il centrosinistra non ha da imparare da nessun tecnico. Questo per essere chiari, diciamo. Noi non siamo i politici non esistono. I politici non esistono. Ci sono quelli di un tipo e quelli di un altro tipo. Forse anche un terzo tipo, se consideriamo Casini. 3-4 tipi. Ma non ci sono i politici come categoria onnicomprensiva, diciamo. Ognuno ha le sue responsabilità, ognuno ha dato prove. Noi abbiamo un'altra responsabilità, che sono state le nostre divisioni, che purtroppo hanno riconsegnato il paese alla destra. Questo sì, ma certamente noi non abbiamo sfasciato le finanze pubbliche e portato l'Italia nella condizione dell'emergenza finanziaria. Lì ha provveduto Tremonti. E fra l'altro, mentre Tremonti lo faceva, alcuni di quei grandi giornali che oggi fanno la morale ai politici dicevano che era un grande statista, appunto, questo fra l'altro, diciamo, senza poi avere il decoro di fare un pochino di autocritica dopo, ma lasciamo perdere. Quindi, da questo punto di vista, diciamo, io sono per il rigore nella spesa pubblica, però una cosa è il rigore nella spesa pubblica, altra cosa è il fatto che un grande paese non investe più sul suo futuro, sulla ricerca, sulla scuola, sull'università, sulle grandi opere infrastrutturali, perché a quel punto lì, diciamo, la crisi si avvita e se non c'è la ripresa dell'economia anche i conti pubblici inesorabilmente andranno male, c'è poco da fare. Se non c'è crescita della ricchezza non si pagano neanche i debiti, no? Questo vale per una famiglia e vale anche per un paese. Quindi bisogna uscire da questa spirale autodistruttiva. Gli Stati Uniti d'America hanno un debito pubblico che è considerevolmente più alto di quello del medio dell'Unione Europea. Tuttavia non si sono fatti scrupolo di investire migliaia di dollari per sostenere la ripresa, migliaia di miliardi di dollari per sostenere la ripresa economica, per sostenere le energie alternative, per incentivare la ripresa industriale. Quindi io credo che l'Europa è nelle condizioni di trovare le risorse per cercare di rimettere in movimento l'economia. Questa è una grande battaglia comune. Mai come in questo momento progressisti europei, progressisti americani, ben oltre le divisioni ideologiche del passato, diciamo, devono lavorare insieme. C'è un bel libro di Joe Podesta. Joe Podesta è il presidente del Center for American Progress ed è una persona importante perché lui era il capo dello staff di Bill Clinton alla Casa Bianca, molto legato al clan dei Clinton, però è anche un intellettuale di Chicago che è molto amico personale di Obama e lui è stato un punto di collegamento anche qui, perché l'America, vista quella vera, non quella che ci raccontiamo noi per fare propaganda, il Partito Democratico è un grande partito. È vero che fanno le primarie, ma dopo aver fatto le primarie si mettono d'accordo, si uniscono per andare alle elezioni. Obama, dopo che ha vinto le primarie, ha fatto un accordo blindato con i Clinton. Lo hanno persino negoziato con gli avvocati. Io sono membro di un organismo che si chiama CGI, cioè Clinton Global Initiative, questa fondazione Clinton ha un club internazionale di amici di Bill Clinton e quando Clinton ha fatto l'accordo con Obama lui ha anche assunto degli impegni, per esempio ha assunto l'impegno che la sua fondazione non avrebbe più avuto sostegni finanziari da parte di stati stranieri perché la moglie doveva diventare ministro degli esteri degli Stati Uniti d'America.
e questi impegni sottoscritti sono stati fatti conoscere a tutti i soci di questo club. È venuta una lettera in cui il presidente Bill Clinton ha preso questi impegni. In cambio di questi impegni i Clinton sono entrati nell'amministrazione americana, e a sancire l'accordo questo Joe Podesta è stato nominato capo di quello che si chiama il Transition Team, che è il gruppo che fa tutte le nomine. Il potere, la politica è anche gestione del potere, ecco. Questo per dire, da noi verrebbe uno scandalo, si sono spartiti i posti. No, è normale che chi vince le elezioni occupi le maggiori responsabilità, non è uno scandalo, diciamo, è la democrazia, che da noi per qualcuno la democrazia è uno scandalo, diciamo. Ecco, perché lasciamo perdere questo. Quindi, per dire, si tratta di una persona importante. Ho scritto un bel libro in cui dice noi, diciamo, noi sinistra europea, sinistra americana, siamo stati divisi dalle parole, perché noi ci siamo definiti liberal, e la parola liberale in Europa ha a che fare con la destra, non con la sinistra, e la sinistra europea si è definita, in parte si definisce socialista, e per noi la parola socialista è una parola degli Stati Uniti inutilizzabile. Dice, noi dobbiamo, siccome dobbiamo lavorare insieme, vediamo se troviamo una parola che ci unisce. E lui dice progressive. Questa è una parola che ci unisce. Usiamola e lavoriamo insieme. Ed è, secondo me, un'idea intelligente, diciamo. Cioè, in effetti, diciamo, il peso delle diverse tradizioni, le parole esprimono tradizioni culturali, eccetera, a lungo ha reso difficile il dialogo e la collaborazione tra le forze di centrosinistra, progressiste, delle due sponde dell'Atlantico, ma noi dobbiamo lavorare insieme. E io dico la verità, c'è più socialismo, diciamo, nella politica che ha fatto Obama, di sviluppo, la riforma sanitaria, insomma, uno che si è posto il problema di garantire a tutti gli americani il diritto di essere curati in un paese dove se uno cade per terra in mezzo alla strada, prima di raccoglierlo vedono se c'ha l'assicurazione, diciamo, perché questa è la verità, ecco. Tanto è vero che voi sapete che una delle accuse più terribili che Romney fa contro Obama nei comizi, dice, Obama vuole ridurci come l'Europa, cioè Romney usa l'Europa come spauracchio nei suoi comizi per dire, ecco. E allora questo significa che c'è qualcosa che ci unisce. Io credo che c'è oggi un dovere comune dei progressisti, che è quello di rilanciare una politica di sviluppo che sia anche una politica di giustizia sociale. Non c'è crescita senza ridurre le diseguaglianze. Una delle prime grandi cose che noi dobbiamo fare, devo dire, l'attuale governo alcune cose sta facendo, in particolare io apprezzo molto la lotta contro l'evasione fiscale, che comincia a dare dei risultati positivi. Ma una delle cose fondamentali necessarie per il futuro del nostro paese, anche per la ripresa economica, è ridurre la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese e far pagare un po' di più la rendita finanziaria. Perché vedete, in un paese in cui, diciamo stare gli operai, diciamo, ma un imprenditore che guadagna 1 milione di euro con la sua impresa ne lascia più di metà allo Stato. Mentre se quel 1 milione di euro uno lo guadagna speculando in borsa paga il 12%, non può funzionare. Capite che non può funzionare così. Cioè, quando il lavoro, e quando dico il lavoro, io dico non soltanto il lavoro dell'operaio che mi sta particolarmente a cuore, ma anche il lavoro dell'imprenditore, piccolo, grande, quando il lavoro è punito e la rendita è premiata, non c'è sviluppo. E questo secondo me è una delle grandi riforme, non facili, perché ovviamente occorre un accordo internazionale, eccetera. Questo è uno dei grandi cambiamenti che il centrosinistra deve sapere introdurre in Italia e in Europa.
Andrei per un attimo in Italia adesso, ci caleremo per qualche minuto nella nostra situazione. Come giustamente è stato detto prima, abbiamo passato alcuni anni in cui eravamo impresentabili in giro per l'Europa, in giro per il mondo. Un grande merito del governo Monti è stato quello di ridare al nostro paese un ruolo di primo piano in Europa e al di fuori. Dal 2013 spero vivamente che a governare toccherà a noi, mi ci metto insomma all'interno di questo campo, no? A quel punto sappiamo che sarà necessario superare in qualche modo l'agenda Monti, tenere quello che è stato fatto di buono, il rigore sulla spesa pubblica, questa credibilità esterna, ma non basterà e non può bastare soltanto quello che il governo tecnico sta facendo adesso, perché se torniamo alle parole d'ordine che Monti proferì alla Camera quando si presentò, diciamo che sicuramente il rigore c'era, sull'equità e sulla crescita ancora mi pare ci sia molto da fare, e in effetti lavoro più per un governo progressista che per un governo tecnico, mi viene da dire. Però saremo comunque con molti occhi puntati addosso, perché far crescere un paese, puntare sullo sviluppo, significa anche spendere in qualche modo dei soldi pubblici, quindi ridare anche una nuova, quindi utilizzare la leva degli investimenti pubblici in questo paese. E qui ci troviamo un po' schiacciati, a mio avviso, tra l'UDC, questo terzo tipo di politici, come veniva detto prima, cioè Casini, che dice dopo Monti, per quel che mi riguarda c'è ancora Monti, e alla nostra sinistra quello che immagino sarà il futuro alleato del Partito Democratico, cioè SEL, che invece tenta di rimettere molto in discussione alcune delle cose fatte da questo governo. Noi saremo in mezzo a fare da baricentro a questo schieramento, se sarà possibile metterlo assieme. Come sarà conciliabile questa doppia visione delle cose? Ma noi non, innanzitutto vorrei dire, noi non siamo contro Monti. Monti, noi abbiamo voluto Monti. Io conosco Monti da molti anni. Quando nel 99 ero presidente del Consiglio, Monti era commissario europeo e io mi trovai in una delicata situazione, perché avendo ottenuto un grande successo per l'Italia con la designazione di Prodi alla presidenza della Commissione europea, questo lo ricordo perché l'Italia ha contato molto in Europa quando aveva dei governi seri, ricordiamocelo questo, molto. Avendo ottenuto un grande successo per l'Italia, e io non potevo, ovviamente, avendo Prodi presidente, confermare i due commissari uscenti. Perché oltre al presidente ce n'era uno. E i due erano Emma Bonino e Mario Monti. E fu molto delicato, perché la pressione a favore di Emma Bonino, la quale è una donna capace, intelligente, bravissima, io ho una grande stima di Emma Bonino, e la pressione era fortissima, mentre Monti non è che avesse una grande popolarità, diciamo, nel popolo della sinistra. Però io difesi Monti e confermai Monti, anche perché Monti voleva dire acquisire per l'Italia uno dei dicasteri più importanti, e cioè il commissario alla concorrenza, cioè per l'Europa significa il ministro dell'economia. Cioè noi ci trovammo ad avere una commissione europea in cui l'Italia aveva il presidente e il principale ministro. E naturalmente a partire da allora con Monti c'è stato un rapporto di collaborazione. Monti non è un uomo di sinistra, ma sicuramente è una persona seria, è un convinto europeista, è uno che ama il suo paese, cioè il nostro paese, e noi ci siamo convinti che l'operazione per mandare via Berlusconi non era quella di chiedere le elezioni, che oltretutto questa posizione rischiava di compattare le forze intorno a Berlusconi, ma era quella di favorire un governo
presieduto da una personalità, e noi abbiamo pensato a Monti, non è un mistero, l'ho scritto anche io, noi siamo andati a trovarlo, ne abbiamo chiesto, benissimo. No, lo dico perché, parliamoci chiaro, noi siamo uno strano paese, c'è, se uno legge i giornali, c'è una raffigurazione della realtà italiana che è questa, i partiti sono tutti uguali e fanno tutti schifo. Però c'è la buona politica. E cos'è la buona politica? Napolitano e Monti. Salvo che c'è un piccolo particolare, che senza il Partito Democratico non ci sarebbero né Napolitano né Monti. Quindi, insomma, è un po' curioso. Se cioè queste due, figuriamoci, personalità, che in modo diverso, indubbiamente il rapporto verso il Presidente della Repubblica per tante ragioni, diciamo, noi apprezziamo e stimiamo e che rappresentano un punto di riferimento del Paese, se ci sono è perché noi li abbiamo voluti e sostenuti, è possibile che allora noi siamo questa cosa brutta, diciamo, cioè, ci deve essere un qualche rapporto, vorrà dire che il Partito Democratico è in grado di fare delle cose buone, se la buona politica nel nostro Paese è rappresentata da personalità che noi abbiamo voluto e sostenuto. Ma chiusa questa parentesi sui paradossi, diciamo, dell'informazione nazionale, come se fossero venuti dalla Luna, piovuti dal cielo, non sono piovuti dal cielo, la verità non l'abbiamo proposto noi, sostenuto noi, e Monti lo abbiamo voluto noi al posto di Berlusconi, scusate se è poco, diciamo. Allora, però era chiaro, io ho sempre ritenuto un errore pretendere da Monti ciò che Monti non può fare, anche perché noi siamo in un governo di unità nazionale, cioè Berlusconi c'è sempre, cioè l'attuale governo con tutte le sue qualità non ha potuto fare la patrimoniale, non può fare la legge contro la corruzione, perché c'è sempre Berlusconi, non dimentichiamoci. E io lo dico, quando si dice il Monti bis, che ho detto così suona bene, ma io domando sempre, che vuol dire che dobbiamo continuare a stare al governo con Berlusconi? No, questo vorrei essere chiaro a questo punto di vista. No, finita. Allora, noi non siamo contro Monti. Io cercai all'inizio di questa vicenda, siccome io avevo un po' come intuito che dove si andava a finire, scrissi un articolo al quale rinvio, diciamo, gli appassionati, che si intitolava Con Monti, oltre Monti. E a parte il titolo che già spiega molto, lì è anche spiegato in dettaglio che cosa vuol dire. Noi siamo con Monti, siamo con l'Europa, siamo con il rigore, siamo, ma vogliamo andare oltre. Il che vuol dire siete contro l'agenda Monti, o quando si dice anche, carissimi amici, il PD deve adottare l'agenda Monti, ma scusate, un grande partito avrà la sua agenda, no? Ma no, che cavolo ci stiamo a fare? La nostra agenda non è contro Monti, anzi riprende alcuni punti essenziali dell'azione di questo governo, ma va oltre, anche perché l'agenda di Monti è l'agenda del governo di emergenza, l'agenda del centro-sinistra io spero sia l'agenda del Paese per i prossimi 10 anni, perché di questo c'è bisogno, per non fosse altro per porre rimedio ai 10 anni del berlusconismo, diciamo, a tutti i guasti che sono stati fatti. È un'agenda di riforme, di giustizia sociale, di valorizzazione del lavoro, è un'agenda di cambiamento in Europa, perché noi vogliamo portare il peso dei progressisti italiani anche nel processo di cambiamento in Europa. Quindi da questo punto di vista certamente non siamo noi che ci contrapponiamo al ruolo svolto da Mario Monti, ma abbiamo l'ambizione legittima di andare oltre e di delineare una prospettiva per il futuro del Paese. E penso anch'io che spetti a noi, a volte insomma si ha, voglio dire, dal momento che vengo descritto anche in modo un po' crudo come una persona anziana da cacciare, a me è legittimo, l'unica cosa che mi dà fastidio, diciamo, io penso che non c'è bisogno di insultarci tra di noi, questo magari se si evita è meglio, diciamo. Non è una grande
non è una grande esibizione, diciamo, dei cose, eccetera. Sono sempre in rispettosa attesa che venga proposta qualche idea nuova, diciamo, per discuterla, diciamo, con la fiducia che di qui alla fine delle primarie possa accadere, diciamo. Ecco. Ecco, ma detto questo, io ritengo che noi abbiamo una grande responsabilità, perché in questo momento io non vedo tante alternative per il Paese. Io oggi, che gioco fa Berlusconi? Berlusconi ha un solo obiettivo, e questo lo stiamo vedendo anche per quanto riguarda la legge elettorale. Berlusconi vuole che nessuno vinca le elezioni, siccome ha capito che lui non le può vincere, lui vuole che non le vinca nessuno e vuole rendere il Paese ingovernabile. Noi abbiamo, da Berlusconi a Grillo alla Lega Nord, una serie di partiti che combattono contro. C'è una sola forza che si batte per, e siamo noi. E badate che dire questo, cioè noi siamo gli unici che sono portatori di una proposta di governo per il futuro del Paese. E questo è una cosa di cui secondo me non è che ci dobbiamo compiacere, perché questo comporta una grandissima responsabilità. Intanto comporterebbe che un partito che si trova in questa posizione avesse un grado di unità, di coesione, di rispetto di sé, di cui non sempre, diciamo, si avverte, lo dico sinceramente, diciamo, non è che uno non pretende nulla, ma insomma il senso di quello che siamo, che rappresentiamo in questo Paese. Perché dobbiamo sentire gente del nostro partito che dice che noi abbiamo fallito, abbiamo fatto come gli altri? Non è vero, è autolesionistico, perché quando tu hai detto che la storia del tuo partito è una storia di fallimenti, anche nel momento in cui ti candidi tu sei meno credibile. Ma, cioè, su che base puoi pensare che su una maceria di fallimenti tu appari più credibile perché sei giovane e bello? Ma è una fesseria, insomma, è ovvio che è una fesseria, diciamo. Non funziona, è una forma auto... Non è vero e non funziona, è una forma autolesionistica. Noi abbiamo il dovere di, secondo me, di avere rispetto di noi stessi. Dopodiché il partito deve rinnovarsi, ma questo è naturale che sia così, diciamo, ma ci si rinnova nel confronto politico, nella battaglia delle idee, nella valorizzazione del patrimonio, di collegamenti, di rapporti internazionali. Ma come pensiamo che si governi il nostro Paese? Senza una proiezione internazionale, senza una rete di collegamenti. Cioè, io giro il mondo come principale attività, diciamo. Come hobby mi occupo dei servizi segreti, che è anche divertente, ma come principale attività giro il mondo. E insomma cerco di spiegare, di illustrare, insomma. È raro che io mi senta domandare da qualcuno, ma insomma, tu che impressioni hai avuto, che cosa... Eppure questa dimensione, ha ragione Monti quando lo ha detto attenzione, io me ne vado, ma il mio successore deve sapere che gran parte del governo dell'Italia si decide a Bruxelles, ecco, io ci vado tutte le settimane, se volete posso dare delle spiegazioni, diciamo. Raccomandare qualcuno presso le personalità che sono lì, non lo so, presentarli, ecco, non è che non voglio un grande ruolo, ma forse si potrebbe utilizzare questo know-how, perché oltretutto noi abbiamo conquistato una credibilità sulla base delle cose che abbiamo fatto. Cioè, quando noi siamo stati al governo, per esempio, abbiamo portato l'Italia alla guida della missione di pace in Libano. Era la prima volta nel dopoguerra che l'Italia aveva la guida di una grande missione internazionale delle Nazioni Unite. Ecco, queste cose hanno creato una rete di collegamenti, di riconoscimenti. Il centrosinistra in Europa non è considerato come Berlusconi. L'opinione media in Europa non è quella che voi leggete sui giornali italiani.
agite solo sui giornali italiani, sono malati di provincialismo e di faziosità. In Europa non la pensano affatto così, sanno benissimo che noi siamo diversi, lo sanno benissimo. Ecco. Allora, io credo che il PD abbia una grande responsabilità. Penso che si affronta questa sfida se questo partito si pone all'altezza della difficoltà. Io vedo molti si candidano, ma non tutti si domandano, ma sono all'altezza. Io lo dico, io ho fatto Presidente del Consiglio, avrei timore di affrontare la sfida del governo. Vedo, diciamo, persone assolutamente improbabili che si affacciano sulla scena. Oltretutto, parliamoci chiaro, qui venire dopo Berlusconi, io dico sempre, anche Gianni del ristorante Cacio e Pepe sotto casa avrebbe fatto la sua discreta figura, ma venire dopo Monti, oltretutto, comporta, come dire, una forza politica. Io non credo che noi ne abbiamo 10.000. Io penso che una volta che un partito mette in campo il suo leader per una sfida di questo genere, insomma, sostanzialmente ha fatto il suo dovere. Se le primarie finiscono come questi applausi, direi che il nostro candidato premier sappiamo chi è. Siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Io ho fiducia nel popolo. Devo dire, diciamo, che non sempre questo sentimento è stato ricambiato, però rimango sempre, penso che chi fa politica deve avere fiducia nel popolo. Se uno non ha più fiducia nel popolo è bene che se ne vada veramente a casa, diciamo. Una questione, mi sa che poi ci avviamo verso la conclusione della serata. Vi ho parlato molto di economia. È il fascino. Bisogna riconoscere. Abbiamo parlato molto di Europa, di economia. Io direi anche bisognerebbe cominciare a parlare di un'Europa dei diritti. Io vedo la Grecia sotto osservazione, attentissima per quanto riguarda i suoi bilanci. Vedo un po' meno attenzione invece per certi fenomeni preoccupanti come un'estrema destra che avanza ed è molto violenta ed è molto pericolosa. Vedo in Ungheria una mancanza di sanzioni nei confronti di quello che sta succedendo in quel paese. Credo che nell'agenda progressista serva, oltre a un nuovo impianto economico, anche un rilancio dei diritti. C'è una questione ovviamente italiana che ogni tanto ritorna e riguarda il riconoscimento delle unioni civili tra coppie omosessuali. Ieri il segretario Bersani ha detto alcune parole chiare, la mia personale opinione, Gianfranco non ti arrabbiare, è l'estensione del matrimonio alle coppie di tutti i tipi, ma questa è una mia opinione. Però al di là di questo, assieme a una nuova economia serve sicuramente un allargamento del campo dei diritti anche nel mondo del lavoro. Ma innanzitutto sono d'accordo, condivido questa preoccupazione sulle spinte autoritarie, sulle spinte razziste, sui fenomeni etnocentrici, sul ritorno di forme di nazionalismo chiuso e ostile in diversi paesi europei. Io, come presidente della Fondazione Progressista Europea, sto organizzando un grande convegno che andiamo a fare a Budapest sui valori europei, valori e diritti della civiltà europea, alla quale ho chiamato molti intellettuali da molti paesi europei e considero non soltanto un convegno di natura culturale, lo faremo a metà di novembre, lo considero anche una grande manifestazione politica. Andiamo a Budapest anche per, come dire, per sfidare un governo che è
uno dei governi che in modo più radicale stanno mettendo in discussione questi diritti di libertà e questi principi. Pensate che Orban ha fatto una legge con la quale stabilisce che il Partito Socialista, che è il principale partito di opposizione, è responsabile per quello che ha fatto il regime comunista di prima, e ciascun militante di quel partito è personalmente responsabile. Cioè, il leader dell'opposizione sulla base di questa legge è stato messo in prigione. Ora, cioè, in Ungheria si sono fatte delle cose che se le facesse un paese candidato all'Unione Europea non verrebbe ammesso in Europa. Se le fa un paese che fa parte dell'Unione Europea non c'è modo per sanzionarlo. Questo francamente è insopportabile. E questo io penso che noi dobbiamo certamente, noi faremo in Italia, ho parlato, concordato ieri con Bersani, noi abbiamo lanciato questa iniziativa che si chiama Per un nuovo rinascimento europeo, Renaissance for Europe, che è un'iniziativa che fu lanciata per accompagnare le elezioni in Francia, in Italia e in Germania. Quando lanciammo questa iniziativa noi dicemmo: Francia, Italia e Germania sono tre grandi paesi che possono cambiare il volto dell'Europa, perché è vero che sono tre paesi, ma sono tre paesi nei quali vivono circa 200 milioni di cittadini europei. Pensate che tutta l'area dell'euro sono 330 milioni di persone, quindi Germania, Francia e Italia sono il cuore dell'Europa. E l'idea era quella: lavoriamo per una svolta progressista in questi tre grandi paesi, ma non facciamolo sulla base di visioni nazionali separate, facciamolo con un programma comune per l'Europa. E noi a Parigi, all'inizio della campagna elettorale di Hollande, abbiamo fatto un grande convegno al Cirque d'Hiver, in cui abbiamo lanciato un manifesto economico. Sono le cose che dicevo prima: mutualizzazione del debito, investimenti, eccetera. Adesso la seconda tappa sarà in Italia nel mese di gennaio, e vogliamo dedicarla al tema politico, cioè non alla piattaforma economica, ma alla necessità di un'Europa politica più unita e più democratica, anche trasformando questo obiettivo in obiettivi concreti. Bersani ieri ha anticipato questo tema nel suo discorso quando ha detto: occorre un'assemblea costituente, una convenzione per un nuovo trattato costituzionale. Quindi noi vogliamo prendere in mano proprio il tema del rafforzamento della democrazia, delle istituzioni, dei diritti, perché appunto l'Europa non è soltanto un programma economico, poi io credo soprattutto che senza la democrazia anche la crisi economica è più difficile da superare. E io sono d'accordo anche sul fatto che il nostro paese deve fare decisamente un passo in avanti sul terreno dei diritti civili. Naturalmente questa è una questione delicata, perché noi ci confrontiamo con la forza di un sentimento religioso, di una sensibilità, di una presenza culturale dei cattolici nella vita pubblica italiana, che ha una sua assoluta peculiarità e che, io voglio dirlo, io ritengo una grande ricchezza di questo paese, perché la presenza dei cattolici nella vita pubblica italiana è un elemento di coesione del paese, un paese che per tanti aspetti è diviso. Naturalmente noi sappiamo che su questi temi c'è una sensibilità della Chiesa e c'è una peculiare difficoltà del nostro paese ad avanzare sul piano legislativo. Quindi io, dal punto di vista della mia sensibilità, io non ho nulla contro il matrimonio tra omosessuali, io ritengo, io ritengo scandaloso il fatto che muore Lucio Dalla e il suo compagno non ha alcun diritto. Cioè, è una vicenda anche umanamente intollerabile. Cioè, il fatto che in questo paese un legame, che è un legame d'amore, d'affetto, di solidarietà, venga negato, non abbia nessun riconoscimento giuridico, è chiaramente un'ingiustizia intollerabile.
a cui io credo bisogna porre rimedio. Ora, se questo rimedio si debba chiamare matrimonio, diciamo, o se sia possibile, Bersani ha parlato di unioni civili, che è una cosa diversa, io credo che queste questioni non sono favorevoli alle guerre di religione. Io credo che bisogna aprire un grande dialogo nel paese e trovare una soluzione che sia pienamente rispettosa dei diritti delle persone omosessuali e che sia anche considerata accettabile dalla sensibilità della maggioranza degli italiani. Insomma, sono di quelle questioni sulle quali non si può andare con l'accetta delle guerre ideologiche, bisogna trovare delle soluzioni. Naturalmente questo significa che non si può neppure accettare il veto integralista e clericale, perché altrimenti finiamo su una strada sbagliata. Prendiamo la legge 40, che adesso è stata messa in discussione da una sentenza della Corte Europea. Ma insomma, non ci voleva la Corte Europea per capire che la proibizione, cioè la legge 40, in un paese in cui se c'è un feto malformato, una donna ha diritto all'interruzione di gravidanza per legge, non si può fare un'altra legge che dice che se una donna si impianta un embrione non può fare l'esame preimpianto perché è proibito per legge e quindi deve essere esposta al rischio di impiantare un embrione ammalato, cioè, ma perché è chiaramente un'aberrazione ed è contraria alla legislazione italiana. Ora, Cardinale Ruini lì per lì non lo comprese, diciamo. Io spero che adesso forse possiamo capire tutti. Bisogna fare delle cose ragionevoli, nessuno vuole offendere la sensibilità religiosa, ma occorre trovare delle soluzioni ragionevoli. Le leggi si fanno per tutti, occorre trovare delle soluzioni ragionevoli. Faccio un altro esempio, un'altra questione. Dico, ma santo cielo, la legge, il fine vita. Ma è possibile che se una persona rimane cosciente, un malato terminale, può, sulla base della Costituzione, rifiutare le cure e rifiutare il nutrimento? Perché se io sono cosciente, dice devi mangiare, no, non voglio, non voglio. Se uno perde coscienza, invece non è più padrone del suo corpo, né lui, né i suoi cari, né i dottori, ma è la legge dello Stato, Gasparri, che impone che per legge, se tu, ma vi sembra ragionevole, che impone per legge che ti devono infilare un tubo nello stomaco perché la legge prescrive che tu devi essere nutrito forzosamente anche se stai morendo, ma non è ragionevole. Se non siamo in grado di fare una legge ragionevole, io dico la legge non oltrepassi la soglia, di là c'è il dolore, c'è un uomo che sta male, una persona, c'è la sua famiglia, il suo... lasciamoli soli, non c'è bisogno che vadano i carabinieri a controllare che ci sia la nutrizione, lasciamo che le la legge, diciamo, ci sia un limite della legge. Un rispetto umano. Guarda, un grande cristiano che purtroppo è morto qualche giorno fa, Cardinal Martini, su queste cose ha scritto cose nel nome della carità cristiana, nel nome della dignità della persona, ha scritto cose che un laico come me non potrebbe che sottoscrivere. Allora io credo, noi non dobbiamo fare la guerra di religione, diciamo. E secondo me, aggiungo, queste materie non possono essere argomenti dirimenti per un programma di governo, perché questi sono grandi temi di impegno civile, sono temi che riguardano la coscienza delle persone, anche dei parlamentari, però noi dobbiamo fare un passo in avanti, su questo non c'è dubbio, e il paese quando è stato maturo i passi in avanti li ha fatti, perché quando si dice, come fa Vendola, per ragioni anche di propaganda, io ho un grande rispetto della propaganda, non ne faccio più perché non ho più l'età, però ho un grande rispetto verso la propaganda, la propaganda fa parte della politica, io cerco di dire le cose come le vedo in profondità, non per fare propaganda,
Quando Vendola dice, ah, se c'è l'UDC non si faranno i diritti, eccetera, è una sciocchezza, perché i più grandi diritti civili si sono conquistati in Italia con l'ADC al governo, e cioè contro il maggior partito di governo. E l'ADC dette una grande lezione di laicità, che quando si fece la legge sull'aborto fu firmata da un ministro democristiano della sanità che non la condivideva, ma rispettò la laicità dello Stato e le regole della democrazia. Quindi non è affatto vero che se c'è la maggioranza con l'UDC non si può fare niente. Ripeto, si è fatto il divorzio e la 194 non con l'UDC che è piccola, con l'ADC che era grande al governo del paese. Quindi sono sciocchezze, diciamo, con chi guardi le, invece di fare propaganda guardiamo i fatti, ci rendiamo conto che non è vero. E l'ADC, questo lo dico per i cristiani impegnati in politica, ci ha lasciato una straordinaria testimonianza di laicità. Moro, io cito sempre un discorso di Moro, faccio a memoria qui, ma straordinario. All'indomani del referendum sul divorzio, Moro parlò ai parlamentari della Democrazia Cristiana e disse: attenzione cari amici, perché noi dobbiamo considerare lo spirito del tempo. E disse: lo spirito del tempo chiede a noi cristiani impegnati in politica di non avere la pretesa di imporre le nostre convinzioni con la forza della legge. Noi dobbiamo testimoniarle con la forza dell'esempio. Io trovo quel discorso straordinario, perché non è un discorso rinunciatario. È il discorso di uno che rivendica i suoi valori e che dice: noi gli dobbiamo testimoniare. Ora, noi abbiamo invece avuto in questi tempi dolorosi gente che ci voleva imporre per legge il catechismo, e quanto ai valori che testimoniava nella sua vita stendiamo un velo pietoso, diciamo. Direi ultima battuta, quindi ci prepariamo per il 2013 con una nuova piattaforma, un nuovo impianto economico per lo sviluppo dell'Italia, una nuova piattaforma di diritti. Ci arriveremo, immagino, con una grande partecipazione degli iscritti, dei simpatizzanti, di chi vuole sostenere la proposta del Partito Democratico e del centrosinistra che verrà, e poi l'anno dopo per portare in Europa, nel 2014, speriamo, una maggioranza progressista, riformista, anche in Parlamento europeo. Con questi due passaggi credo che forse davvero possiamo ricominciare a guardare con maggiore speranza al futuro e, per la prima volta da un po' di anni a questa parte, pensare che gli anni che verranno sono migliori rispetto a quelli che abbiamo visto passare, e quindi con un maggiore slancio e un po' di fiducia nel futuro, che mi sembra sia quello di cui abbiamo bisogno oggi. Le alleanze, guardate, io penso una cosa, diciamo, rispetto al passato. Io ho fiducia nel Partito Democratico. Noi non siamo più l'unione, cioè un insieme di tanti partiti, medio, piccoli, eccetera. Noi costruiremo delle alleanze, ma le costruiremo intorno ad una grande forza politica. Il partito, guardate, in tutti i paesi del mondo, quando si forma un'alleanza, è a dare il tono all'alleanza, non è l'alleato, ma è la principale forza politica che guida il paese. E io credo che noi, con grande rispetto naturalmente, io penso che il governo del paese debba essere quello che ha detto Bersani, i progressisti e i moderati. E quella è un'alleanza adeguata, perché c'è bisogno dei numeri per governare il paese e anche per affrontare riforme impegnative, e perché io credo che sia un'alleanza che può trovare punti di fondo comuni. È chiaro che se oggi noi interroghiamo Vendola, quello deve dire: no, io non voglio l'UDC. Per forza, perché siamo in campagna elettorale, ci sono le primarie, deve avere i voti, che deve dire? Io lo rispetto, ma non è così.
Cioè, non è quella la verità. Io vendo la, noi in Puglia governiamo tutti i comuni con l'UDC, con Vendola e con l'UDC, tutto. Quindi non è vero, collaboriamo, non è vero che non si può collaborare, i fatti dicono il contrario. Se poi uno deve fare questa battuta perché deve avere i voti alle primarie, è legittimo. Io spero che abbia anche un po' di voti alle primarie, però non è vero. Ecco. E io sono persuaso che se è forte il Partito Democratico, è chiaro, questa è la condizione, se c'è un pilastro forte è possibile avere un governo che comprenda forze moderate, democratiche, sono quelli che insieme con noi hanno cacciato Berlusconi, quindi hanno fatto la prova per me. Forze moderate e forze progressiste. Poi Casini dice che dobbiamo lasciare tutto come Monti, Vendola dice che bisogna cambiare tutto, perfetto, poi ci siamo noi che faremo le cose giuste di Monti, come vuole Casini, e le cose nuove che vuole Vendola, fortunatamente ci siamo noi. Questo è l'equilibrio dell'alleanza. Questo è il punto, noi dobbiamo avere fiducia in noi stessi, nel ruolo di una grande forza equilibrata che deve tenere insieme le ragioni del rigore, quindi della continuità, e le ragioni del cambiamento, della giustizia sociale. E se noi siamo in grado di fare questo, vedrete che collaboreremo serenamente, diciamo, Vendola non è né un pazzo che vuole incendiare il palazzo d'inverno, è presidente della mia regione da tanti anni, governa, vi assicuro, con molto realismo, diciamo, se giudichiamo le scelte di governo, ecco. Né Casini, credo, è questo impedimento, anche su Casini sento delle rema, Casini ha fatto una scelta di rompere con mai da diversi anni con Berlusconi, e io, diciamo, io ho sempre apprezzato un passaggio cruciale, che la politica è fatta di coerenze difficili. Quando Casini ha deciso di andare da solo alle elezioni, Berlusconi gli offrì ponti d'oro. Berlusconi le aveva vinte le elezioni, i sondaggi dicevano 7 punti più di noi ed erano esatti. E lo chiamò e gli offrì di fare il ministro degli esteri, ponti. Casini rifiutò e andò da solo. Se Casini avesse preso 200.000 voti di meno, non superava la soglia e non entrava in Parlamento. Per me, quando uno mette in gioco il potere per delle convinzioni politiche, per me merita fiducia. E queste sono i fatti. Poi potrà piacere o non piacere, alcune delle sue posizioni politiche non le condivido certamente, ma se noi non avessimo avuto questa collaborazione noi non saremmo arrivati ad isolare la destra e a voltare pagina nel paese. E sono convinto che, ripeto, la condizione, se c'è un Partito Democratico forte e che ha fiducia in se stesso, questa alleanza possa governare il paese. Se noi non crediamo in noi stessi, nessuna alleanza ci salverà. Grazie, arrivederci.